L'unico neo è che per un posto alla boa fanno un sacco di risacca, movimento, senza acqua, senza elettricità e scendendo con il nostro kayak e bagnandoci i piedi, abbiamo pagato per una notte, cioè è una cosa assurda. Io sono Giulia, lui è Mess e questa è Alba, la nostra casa, con la quale stiamo navigando nel Mediterraneo, al momento in Croazia. Iscrivetevi al canale e salite a bordo per un grande viaggio tra le meraviglie della natura ed il regno dello spirito. Negli episodi precedenti abbiamo attraversato l'Adriatico dalla Puglia alla Croazia con la nostra barca a vela e abbiamo iniziato una nuova vita all'ancora tra le isole selvagge. Oggi continuiamo a navigare e ci scontriamo con la realtà dei prezzi croati. Stamattina sveglia alle 6, un po' di meditazione, journaling, un allenamento, tuffo nell'acqua e adesso, prima ancora di fare colazione, è ora di partire, ci spostiamo verso un'altra zona. Questa baia è molto bella, però dobbiamo procedere oltre. E ci spostiamo nella zona di Var, che è un'isola molto grande, con degli isolotti che fanno parte dell'arcipelago, dove speriamo di trovare un ancoraggio che ci possa ospitare per un paio di notti. Quando siamo partiti per questo lungo viaggio in barca a vela, l'abbiamo fatto con l'entusiasmo di solcare mari leggendari ed esplorare terre fantastiche, di superare qualunque difficoltà e vivere fino in fondo quella che per noi è una grande avventura. Ora però, dopo molte settimane di viaggio, iniziamo a capire che quanti luoghi aggiungiamo alla nostra mappa, quante miglia percorriamo e quanti giorni passiamo immersi nella natura sono tutti elementi di poco valore. In questo nostro viaggio, il quanto sta diventando irrilevante, mentre ad avere ogni giorno più importanza è il come. Siamo arrivati in questa bellissima baia delle isole Paklinski, molto bella, non c'è praticamente nessuno, abbiamo lavorato un po' al computer qui fuori e adesso andiamo a farci un giretto sulla terraferma a vedere un po' com'è. Credo che sia una zona un po' di festaioli, andiamo a vedere se nella baia dall'altra parte dell'isola c'è un po' di vita. Le isole Paklinski, in italiano isole Spalmadori, sono un gruppo di 16 isole e moltissimi isolotti e scogli, il cui nome deriva dal nome della resina dei pini che le popolano, che veniva usata per costruire barche da pesca. L'isola su cui ci troviamo noi, in italiano isola di Forca, ha una forma molto irregolare, che ci ha consentito di trovare riparo per stare all'ancora. L'intero arcipelago fu un approdo strategico per i Romani, che oltre 2000 anni fa combatterono in queste zone contro gli Illiri, cioè i pirati dell'Adriatico. Tra le isole furono ritrovati resti di residenze estive romane, mosaici, ceramiche e una nave romana che trasportava migliaia di oggetti in terracotta. Quando sognavamo di navigare in barca, ci immaginavamo una vita felice, con difficoltà pratiche, certo, ma senza le preoccupazioni e le tensioni che pativamo in città. E sicuramente cambiare prospettiva ci ha permesso di alleviare quelle tensioni,
ma non nel modo che ci aspettavamo. Ciò che questa vita nella natura ci sta insegnando è che non sono avventure, luoghi meravigliosi e libertà esteriore a renderci felici. O meglio, tutte queste cose possono renderci felici. La bellezza della natura ci offre la felicità su un piatto d'argento. Ma spesso siamo noi a non essere in grado di coglierla e assaporarla. La felicità è lì, ma noi siamo da un'altra parte. Non fisicamente, ma con la testa. Siamo schiavi della nostra mente che con le sue ansie, paure e preoccupazioni ci tiene lontani dalla bellezza che abbiamo sotto gli occhi e ci ingabbia nel pensiero compulsivo. Anche quando nel presente non c'è nessun problema, nessun pericolo immediato, come nella maggior parte dei casi, noi stiamo lì a rivangare il passato o prospettare tutti gli scenari orribili che potrebbero verificarsi in futuro. Raramente siamo davvero nel presente. In questo senso, la vita in barca non è molto diversa da quella in città. E se vogliamo davvero goderci il viaggio della nostra vita, non abbiamo altra scelta che liberarci dalla prigionia della mente. Dopo oltre 10 giorni in rada è ora che andiamo in una città. Non andremo in porto, credo, andremo ad una boa. Dobbiamo fare un po' di rifornimento di acqua, anche se potremmo resistere ancora un po', ma più che altro di frutta e verdura, cose fresche. Quindi oggi lasciamo questa bellissima baia, stiamo per partire e andiamo verso Var, che è l'isola più grande, che è soltanto a 2 miglia da quest'isolotto più piccolo dove siamo noi, dove speriamo di poter trovare una sistemazione, altrimenti dobbiamo cercare di essere flessibili. Ce l'abbiamo fatta, siamo approdati a Var, nel bacino, questo porto naturale della città di Var, sull'isola di Var. Abbiamo preso una boa, abbiamo portato le cime a terra e adesso andiamo a esplorare la città. Ci siamo fatti carini perché è da 10 giorni che non scendiamo a terra e che non vediamo la civiltà, quindi vediamo se siamo ancora in grado di stare a contatto con la gente. Poiché a Var non si può stare all'ancora, abbiamo preso una boa, che di solito è un buon compromesso quando non si vuole pagare il prezzo eccessivo dei porti. Ovviamente alla boa si sta senza acqua, senza elettricità e bisogna arrangiarsi per scendere a terra, ma questo non ci preoccupava, visto che noi abbiamo il fedele Papayak. Quello che invece ci preoccupava non poco era il prezzo che avremmo pagato per la boa, che però non avremmo scoperto fino alla mattina successiva. La scintillante città di Var si trova in fondo alla baia occidentale dell'isola omonima, protetta dall'arcipelago Spalmadori che abbiamo appena esplorato. Var è un tripudio di palazzi e piazze, adornato dalla vegetazione rigogliosa di palme, agavi, mirto e pini marittimi. La piazza principale, dedicata a Santo Stefano, si apre grande e luminosa sul porticciolo. Qui si trovano i monumenti più importanti della città, tra cui la cattedrale di Santo Stefano con la sua facciata barocca e la loggia cittadina. Abbiamo camminato lungo il molo e siamo arrivati al convento dei Francescani, alla chiesa della Madonna della Misericordia, chiamata anche Chiesa dei Marinai. Per allontanarci dalla folla di turisti, abbiamo seguito un percorso alternativo su per la collina. Qui ci siamo infilati in vicoli strettissimi, tutti adornati di fiori e piante, da dove ogni tanto, tra un tetto e l'altro, si riusciva a scorgere il mare turchese.
Nonostante il sole cocente, abbiamo continuato a salire per raggiungere uno dei simboli di Var, la fortezza. Le fortificazioni fanno parte della storia dell'isola, che fu caratterizzata da un susseguirsi di dominazioni. Prima gli Illiri e i Greci, poi i Romani e infine una moltitudine di regni e signorie, inclusa la Repubblica di Venezia. Abbiamo attraversato il giardino mediterraneo e ci siamo fermati ad ammirare la chiesetta della Madonna, per poi arrivare fino alla fortezza, dalla quale il panorama ripaga delle fatiche della salita, anche se in realtà la fortezza stessa si vede meglio dal basso. Oggi è stata una bellissima giornata qui a Var, mi è piaciuto molto esplorare la città, vedere qualcosa di nuovo, anche se poi quando siamo tornati la mia mente ha iniziato a prendere un po' il sopravvento e pensare a tutte le cose che dobbiamo fare, tra cui preparativi per la barca, ma anche lavoro, progetti, anche girare video che comunque richiede il suo tempo. E quando mi accorgo che la mia mente vaga non sono molto contenta, perché vorrei sempre cercare di mantenere un po' di focus sul momento presente, però credo che già il fatto di rendersi conto di quello che succede dentro la nostra mente sia un passo avanti rispetto a essere nell'inconsapevolezza più assoluta. Questo fatto però mi ha dato un po' lo spunto per parlare di questo argomento, perché credo che sia un argomento importante e penso che un po' tutti abbiamo spesso il problema di non riuscire a staccare, non riuscire a spegnere la nostra mente anche in circostanze belle, cioè non solo in circostanze negative, ma anche quando tutto va bene. C'è sempre qualche piccolo pensiero, qualche piccola preoccupazione, qualcosa che pensiamo di dover fare, pensiamo di dover risolvere nel momento presente. E visto che mi chiedete sempre quali libri leggo, volevo consigliarvi un libro che, vabbè, sicuramente conoscete su questo argomento, che è The Power of Now di Tolle, in italiano Il potere di adesso, esiste la traduzione italiana. Io l'ho riletto recentemente per la seconda volta e ho trovato molti spunti utili, un libro che di tanto in tanto fa bene rileggere. Detto ciò, adesso voglio abbassare il volume del mio cervello, della mia mente, e uscire fuori e guardare la luna che si riflette nel mare, godermi il cielo stellato, perché di solito guardare il cielo e perdermi nell'immensità dei corvi celesti mi aiuta a tornare al presente e mi ricorda quanto piccole e irrilevanti siano le mie preoccupazioni alla luce della magnificenza dell'universo. Risveglio qui a Var, abbiamo passato una bella notte qui alla boa e oggi è domenica ed è una giornata di preparativi per i prossimi 10 giorni, diciamo, che passeremo di nuovo in mezzo alla natura, quindi questo qui a Var è stato soltanto un pit stop e anche un po' un'occasione per vedere questa città. E stamattina io approfitto della vicinanza alla terraferma per andare a fare una bella power walk, per muovermi un po', e Messi sta facendo allenamento in prua, poi dopo andremo a fare ancora un po' di spesa, proveremo a fare acqua, se riusciamo ad andare al molo laggiù cerchiamo di riempire i serbatoi dell'acqua, e poi ci sposteremo verso una baia nella natura dove passeremo poi la prossima settimana con tutte le nostre attività, lavoro e quant'altro, e quindi ci sarà anche un po' di pianificazione per la settimana. Una bella domenica piena. Aspetto il mio trasporto che sta arrivando. Andiamo in città.
In giornate di preparativi come questa, mi ricordo di quanto la nostra mente aguzzina sia in realtà uno strumento formidabile che ci permette di pensare al futuro e pianificare. E quindi nel nostro caso, fare cambusa per molti giorni, organizzare tutte le provviste per la barca, studiare rotta e meteo e fare tutti i preparativi necessari alla vita in rada. Il problema però sorge quando, invece di essere noi ad utilizzare la mente, è la mente a renderci schiavi. Perché noi non riusciamo a spegnerla, a farla stare zitta. Ad esempio, quando ripensiamo a cose che ci hanno infastiditi. Allora, Var bellissima, tutto molto bello, città molto pittoresca, graziosa, pulita, fantastico. Abbiamo fatto spesa, abbiamo riempito la cambusa per i prossimi 10 giorni. L'unico neo, come si suol dire, è che per un posto alla boa, quindi non in porto con acqua, elettricità e a un passo dalla terraferma, ma alla boa con un sacco di risacca, movimento, senza acqua, senza elettricità e scendendo con il nostro kayak e bagnandoci i piedi, abbiamo pagato 100 euro per una notte. Cioè è una cosa assurda, nel senso che 100 euro è caro per una barca della nostra dimensione in porto, ma figuriamoci alla boa senza niente. Comunque vabbè, almeno abbiamo fatto spesa, quindi praticamente la nostra spesa ci è costata 100 euro in più. Penso che non faremo molti scali di questo tipo, cercheremo di arrangiarci. E diciamo, il neo un pochino più grosso è che non abbiamo potuto fare acqua, perché non ci siamo potuti ormeggiare al pontile. Quindi siamo andati con il kayak a terra con una tanica da 25 litri, ci siamo presi 25 litri. Vediamo quanto ci durano. Adesso abbiamo circa 150 litri rimanenti. Ci possiamo fare sicuramente un po' di giorni, però adesso arriva brutto tempo, quindi dobbiamo trovarci una baia in cui stare per i prossimi giorni. Chiaramente dobbiamo razionare l'acqua, perché poi non penso che ci muoveremo mentre c'è brutto tempo. Non pensiamoci, abbiamo risolto una buona parte delle questioni da risolvere, cibo prima di tutto e un po' di acqua, e adesso cerchiamo di trovare una bella baia in cui passare i prossimi giorni tranquilli, produttivi e soprattutto con il buon umore. La città, il porto è la rovina di ogni navigante, effettivamente è così, confermo, meglio tornare nella natura. Ma cara Giulia, cara me stessa, che senso ha viaggiare e fare esperienze all'avventura se poi dobbiamo rimuginare su quanto abbiamo pagato senza goderci appieno l'esperienza? Stai sempre all'ancora senza pagare niente. Va bene se per una volta devi pagare qualcosa, anche i locali devono guadagnare sul turismo. E ormai hai pagato, hai visto la città e ne è valsa la pena. E sai cosa aspettarti la prossima volta. Non pensarci più. E invece no, la mente ci tiene prigionieri nel passato. E pensare in continuazione rovina il nostro presente, perché ci separa da esso, ci esclude dalla bellezza che ci circonda e ci confina in un tempo psicologico pieno di problemi. Se invece imparassimo a dominare la nostra mente e usarla solo quando è necessario, la pace interiore sarebbe la nostra condizione normale. La ricerca della felicità è un po' come la navigazione utilizzando la bussola. La nostra bussola interiore, il nostro spirito, punta automaticamente verso la felicità. Ma la nostra mente, come la deviazione magnetica, sballa la bussola e ci spinge a rincorrere quantità crescenti di luoghi, soldi, successo, beni materiali, esperienze e viaggi, facendoci credere che al prossimo viaggio, alla prossima promozione, alla prossima casa, saremo finalmente felici. Ma se rimuovessimo la deviazione magnetica, se ci sollevassimo un attimo al di sopra della nostra mente, capiremmo che la vera felicità, il vero nord, è nel momento presente. Quando invece di guardare distrattamente la bellezza della natura pensando ad altro, la cogliamo davvero con il cuore. Quando invece di prepararci la risposta, ascoltiamo davvero chi ci sta parlando. E quando invece di romperci la testa con scenari apocalittici, ci fermiamo a sentire l'energia vitale che scorre dentro di noi. Lì, nel silenzio della mente, possiamo trovare la felicità. E allora, la meraviglia del nostro viaggio non starà più nella vastità della nostra esperienza, ma nella profondità dell'attimo che stiamo vivendo. Non perdetevi il prossimo episodio, in cui un temporale all'ancora ci spinge un po' troppo vicino alla costa.